Eccomi, bentrovati, buon pomeriggio. In questi paio di giorni vi leggerò il libro che vedete, Eponina, gli anni di Como, è un'edizione di una ventina d'anni fa, di un piccolo libro delizioso, scritto da Sergio Ferrero, un notevole scrittore scomparso qualche anno fa. Autore di numerosi romanzi anche di successo, molto legato a Como, che negli anni dell'immediato dopoguerra, poi nei primi anni 50, aveva anche abitato a Como, poi è ritornato dopo qualche anno. Grande amico di Basilio Ruoni e di altri intellettuali e uomini e donne di cultura del suo tempo più che del nostro tempo. Gli avevamo chiesto di scrivere questo piccolo libro, un libro su ordinazione, perché lui era stato amico di questa Ponina Ciliberti Tallone, di cui racconta indirettamente la storia, ma soprattutto la sua presenza discretissima in Como. Poi negli ultimi anni si era trasferita in Piemonte con la figlia ed era un personaggio delizioso, minuta, una grande pianista, una grande disegnatrice. In molte case comasche sono presenti opere a carboncino, a matita, anzi, magari riesco domani a farvene vedere qualcuna, anche se il web non rende giustizia sicuramente alla delicatezza di questo segno incredibilmente leggero, ma estremamente significativo. Allora, vi leggerei innanzitutto la presentazione che di questo libro ha scritto Basilio Ruoni, che anche lui ha conosciuto Pollini. Allora, dice Basilio, sul finire degli anni 50, quando frequentavo Liceo Volta, alcuni compagni mi parlarono di Ponina Ciliberti Tallone, Ponina Tallone, e Paolo Belli, una volta, o forse due, mi trascinò nella casa di Via Rovelli. Ho un ricordo vaghissimo di quelle visite, la timidezza della Ghé, qui è una autosservazione di Basilio, perché abitava ed abita a Lezze, no? E si è sempre considerato un personaggio di grande timidezza, e lo è anche, però, come molti sanno, è stato anche un grande autore teatrale, è un autore teatrale, anche un grande attore che ha creato e condotto a lunghissimo la compagnia di Lezzeno, che rappresentava i suoi lavori teatrali, moltissimi dei quali frutto delle sue abilità di traduttore dall'inglese Shakespeare e dal francese Molière. Io mi ricordo di averlo visto la prima volta nel 63 all'incirca, nella sua prima edizione, accompagnato da un amico più grande, ovviamente, in una sua prima edizione dell'Avaro di Molière, tradotto in lezzenese, tradotto il titolo Ulpiuc, ma Ulpiuc è la parola che si capisce di più. Poi, come sanno bene i lezzenesi, il loro dialetto è un po' ostico, ma se parlato, rappresentato sul palcoscenico e soprattutto il protagonista Arpagone era Basilio, e si riservava sempre la parte di regista, scenografo, costumista e in genere, fino a una certa età, anche la parte del protagonista. Erano spettacoli incredibili, di cui si riusciva, nonostante le difficoltà linguistiche, a capire quasi tutto. Poi, nel suo percorso creativo letterario, Basilio ha scritto anche opere originali di teatro e non solo, anche numerose poesie, sempre in questo dialetto molto particolare, ma che rende alcuni. Il Natal, per esempio, è bellissimo, è una sacra, quasi sacra rappresentazione di grande, grande effetto scenico, drammatico. Comunque, non stiamo parlando di Basilio, che magari qualche altra volta ne parliamo, ma di Ponina Ciliberti Tallone. Dice Basilio: col tempo si è fatta più precisa invece l'impressione di essere stato ammesso
in un convento del grande secolo, dove una dama che aveva deciso di vivere in mondano ritiro divideva le giornate tra la figlia, i gatti, il pianoforte, i libri, le matite e i fogli per disegno e gli amici che giungevano in visita portando altri amici. Non saprei stabilire quanto di questa impressione sia dovuta ai racconti che Sergio Ferrero mi ha fatto dei suoi anni comaschi. Fatto sta che nelle serate di Miasino, di Suna, di Lezzano o di Parigi, dove poi loro frequentavano molto anche la casa di Ezio Frigerio e di Franca Squarciapino, il grande scenografo e la grande costumista che ora abitano a Erba, se volete essere una pettegolo che vi racconta queste storie, mi vengono in mente e ve le racconta così invece di leggere quello che c'è scritto. Comunque, anni dal 70 in poi, e di preso dalla nostalgia e dall'allegria o dalla foia di raccontare che i grandi narratori erano e avevano da Shahrazad, ha cominciato a cavarsi di bocca nastri e nastri e nastri di aneddoti e battute di personaggi che in anni diversi io avevo, dice Basilio, appena sfiorati. E quando alla commozione del ricordo non bastavano le parole, eccolo correre a togliere da un cassetto o da una scatola di cartone e a sciorinarmi davanti fotografie piccole e grandi, di volti, di animali, di luoghi, di case che mi parevano sempre, sempre più familiari. Infatti, anch'io, abusivamente, come fanno i fantasmi, vivevo le mattine e le sere sui treni della Nord. Mangiavo le minestre di Ponina e i nervetti della signorina Nucci. Partecipavo alle gite in barca, ai crocchi del lago, ai picnic di Cardano, al viaggio a Venezia con la bambina Aurora, che come vi ho detto era la figlia, e tra lo sgomento di Sergio e di Giorse ordina perentoriamente una aragosta al cameriere. Basterà questo a legittimare le righe che sto scrivendo, ad autorizzarmi a entrare ancora una volta nelle stanze di via Rovelli per portarvi il mio omaggio? Visto che come scoprirà il lettore di queste pagine, potevano varcarne la soglia Mozart o Mary Poppins, nei giorni in cui un'influenza o un raffreddore schiudevano le porte del tempo, anche un fantomatico lacrustre può sperare di venire accolto senza sorprese con la naturalezza che appartiene alle fate benefiche e di trovare un posto su una sedia accanto al pianoforte a coda. Questa è una bella introduzione che dà l'idea un po' dell'atmosfera che io non ho vissuto ovviamente, ma che molti ricordano, molte delle persone che ormai sono scomparse ricordavano, e che in questo libro di cui vi, ecco qui ci sono i disegni che vi mostro in maniera un po', questo è un disegno bellissimo che rappresenta la famosa nebbia che da Brunate si vede qualche volta, forse anche abbastanza spesso, e che copre interamente la convalle, lasciando spuntare solamente il Baradello. Volevo vedere se c'era qualche altro disegno. Ecco, a lei piacevano queste delicatezze di primo, questi contrasti, o anche certi ritratti o certi bozzetti per ritratti delicatissimi. Questo è un ritratto della sua amica Carla Portamusa, un ritratto raffinatissimo, e così via. Bene, partiamo con la lettura. Un tempo pensavo che a scrivere la storia di Ponina avrebbe dovuto essere soltanto Daisy Ashford, la bambina inglese che a 6 anni scrisse un romanzo, The Young Visitors. Lei sola, mi pareva, avrebbe potuto rendere la grazia imprevedibile con la quale Ponina reagiva in qualsiasi situazione, fosse pure la più sorprendente o addirittura imbarazzante agli occhi dello stupido conformista che, come tanti ragazzi, allora ero io. Per cominciare, la giovane signora, con i capelli lisci, argentei più che bianchi, aveva dietro
di sé un passato che la guerra, appena terminata, rendeva ancora più distante e remoto, quando già la mia inesperienza della vita rischiava di ridurlo a una serie di immagini come quelle che si vedono in fondo a un cannocchiale rovesciato. Il suo presente non mi sembrava meno singolare. Polina viveva allora, insieme ad Aurora, la figlia bambina, in due locali al secondo piano di un palazzetto di Veroveglia a Como, e niente mi aveva preparato a riconoscere, in tanto palese ristrettezza, i segni di una eleganza senza compromessi, né a distinguere negli elementi di cui si componeva l'arredamento le qualità che li rendevano indispensabili e al tempo stesso preziosi. C'erano, per esempio, due lettini, cui bastava garantire una certa intimità, un armadio antico disposto a quinta nella prima stanza, e c'era nella seconda una tavola alla quale si poteva sedere su quattro sedie di bella fattura, anche se un po' malandate. Ma lo spazio maggiore era occupato da un pianoforte a coda. Ora, a parte l'ingombro, sgomentava anche soltanto immaginare come fosse potuto arrivare sin lì, e io mi ritrovavo a pensarci ogni volta su e giù per la scaletta cieca della casa, già stretta a salirci in due sole persone. Non sarebbe stato più logico accontentarsi di un piano verticale? Né logico, nemmeno scomodo, mi spiegava Polina, che non sapeva immaginare di poter vivere come un cane da tabaccaia, ovvero con uno di quei bastardini irosi che nessuno, neppure io, avrebbe avuto voglia di accarezzare. A illuminarmi, la prima volta che ne vedemmo uno, non ricordo se da un tabaccaio, mi domandò: non pareva anche a me che fosse identico a un piano verticale? Era un'impressione, è stata un'impressione che da allora non sono più riuscito a rettificare. Nello stesso genere di esigenze, Polina, che sapeva fare a meno di quasi tutto, rifiutava di accostare al suo piano uno dei consueti sgabelli imbottiti a vite. Esigeva invece una sedia antica, ancorché di epoca difficile da stabilire e scomodissima. Dalla spalliera geometrica vedevo emergere la zazzaretta striata d'argento tutte le mattine quando Polina suonava per darmi la sveglia e suonava i miei brani preferiti. Perché nel frattempo, in quelle due sole camere e per mesi e mesi, avevo trovato asilo anch'io. Mi avevano assunto come commesso alla libreria Denti sotto i portici di via Ballarini, ma questa è già un'altra storia. E mi preme invece parlare di Polina e della sua musica, perché era una pianista straordinaria. Anzi, vorrei sembrare esaltato, ma sono certo che nessuno mi ha tanto emozionato dopo di lei. Va da sé che mi è accaduto, nei tanti anni che ormai ho alle spalle, di sentire altri pianisti infinitamente superiori a lei come tecnica, ma Polina aveva un modo di rendere i suoi autori che imponeva il rispetto e insieme una grande tenerezza. Ci si sentiva, cioè, presi per mano e condotti a partecipare a un'emozione che altrimenti non si sarebbe potuta conoscere. Polina era severa, persino ingiusta nelle sue scelte. Non le importava niente di autori magari sommi, che si rifiutava anche soltanto di considerare. Per esempio, di tanta musica romantica, soltanto Schumann trovava grazia ai suoi occhi, ma Bach, Telemann, Scarlatti e Mozart, per citare i primi che mi vengono alla mente, pensando a lei, uscivano dalle sue dita con una limpidezza che lasciava senza fiato. Il vecchio piano a coda
dava suoni di una sonorità singolare, più prossima a quella di un fortepiano o addirittura di un cembalo che a quella di uno strumento moderno. E persino di tale singolarità Ponina sapeva usare con una resa che aveva già qualcosa di magico. Me ne rendevo ben conto quando al suo posto sedeva qualche altro pianista, anche eccellente, come Rina Franco. Personaggio singolare. La vedevamo entrare di furia, posseduta da un dramma di cui ci informava ogni volta con la certezza di coinvolgerci, regina da teatro, avvolto il corpo possente in brandelli di pellicce, di veli, i capelli rosso fiamma, sconvolti da chissà quale vento di tempesta, la voce rotta dall'enormità delle vicende che doveva o credeva di dover affrontare ad ogni passo. Al primo invito di Ponina sedeva al piano. Esigeva uno sgabello per appoggiare accanto a sé la borsa spalancata, traboccante di pettini, forcine, tubi di borotalco, chiavi, noci, e attaccava a suonare come una Medea decisa a farla finita con i propri stessi figli. Beethoven, si voltava a dirci, come lo massacra il tale, il tal'altro. Dall'Italia alla Germania all'America erano ben pochi i pianisti che non suscitassero il suo disprezzo. Le noci, si degnava di spiegarci senza smettere il massacro, sono per i ladri. Di sera mi metto sul davanzale per sentire se entrano in camera mia dalla finestra. E soltanto dopo un bel po', placata, annunciava in estasi. Beethoven, Aurora, per eseguirla finalmente a modo suo, superbamente. Superbamente, sono sicuro di ricordare, ma la musica di Ponina era ancora altro, assomigliava a lei sola e nel medesimo tempo si era certi che gli autori stessi non l'avrebbero suonata altrimenti. Chi mi riderà mai più il capriccio sulla lontananza del fratello dilettissimo, come tante volte l'ho sentita al mio risveglio, come risuona ancora, certo per me, dentro di me, perché avevo 20 anni, uno stipendio da fame, pochissime speranze davanti a me, ma avevo Ponina che mi svegliava la mattina suonando Bach. E ogni giorno, senza saperlo, mi insegnava qualcosa di importante. Ecco, spero vi sia piaciuto, poi va avanti nel raccontare queste atmosfere che questa persona, questo personaggio, è riuscita a creare in una stanzetta minuscola, in un appartamentino da niente, con un grande pianoforte a coda, e che ha lasciato dietro di sé una scia di mito che è durata fino a che anch'io l'ho raccolta e insieme abbiamo cercato poi di renderla attraverso questo libro scritto da Sergio Ferrero. Vi saluto, a domani la seconda parte. Grazie, ciao ciao.